Allora, i tarali di San Rocco si devono differenziare l'uno dall'altro appositamente perché erano fatte da mani diverse. Quindi chi aveva una mano più pesante e chi ne aveva una più leggera. Quindi la caratteristica deve essere proprio questa, l'una diversa dall'altra, non a stampo unico. E la sciccheria è la ricetta diversa dall'altra e dalle contrade, sì, di cui abbiamo messo il chiave, che è una contrada. Ogni contrada ha il suo stendardo e ce n'era un altro laggiù, la Santoni Superiore. E ognuna delle contrade rappresenta durante la sfilata il passato di un'altra, quindi che possa essere all'Accademia, alla coltivazione di qualsiasi cosa. Si è un po' stravolto, diciamo, col passare del tempo l'offerta al santo, perché era andare al santo, portare il dono, quindi si offriva tutto ciò che la campagna portava in quel tempo, si andava là con la biancheria, si andava là con il vino, tutto ciò che adesso c'è uno spaccato un po' diverso di questa rappresentazione, però è sempre bello, sì.